Una delle tante caratteristiche di Meghan Markle è quella di sapersi distinguersi. Nel bene e nel male, nel look e non solo. Ma stavolta parliamo, ancora, di look. L'ultima occasione ufficiale è stata quella della tradizionale cerimonia dei premi Guild al Royal Lancaster Hotel di Londra. Una manifestazione a cui il marito della duchessa, Harry, tiene molto. Sono entrambi molto sensibili al tema e hanno incontrato i bambini disabili, li hanno premiati, fatto loro coraggio e giocato raccomandandosi di non smettere mai di sorridere, nonostante tutto. È andato tutto bene, i duchi erano bellissimi, ma l'outfit della Markle ha scatenato una bufera. Più di una polemica a volerla dire tutta. Intanto perché, nonostante fosse impeccabile dal punto di vista di moda e tendenze, non ha rispettato ancora una volta le regole del protocollo. Meghan sì, è presentata con un look davvero mozzafiato, con un tailleur nero molto attillato con sotto una canottiera, sempre nera e sempre molto aderente. Punto una mise elegante, e che le stava d'incanto, non c'è che dire. Ma non certo economica, e questo è un altro punto dolente che si aggiunge all'ennesimo strappo al protocollo. Tanto per fare due conti, l'outfit chic e sensuale della duchessa, accessori compresi, è costato la bellezza di più di 3.000 sterline. Roba da far impallidire Kate Middleton, e i suoi look riciclati. I tabloid britannici, ovviamente, hanno preso la palla al balzo e innescato la polemica. Punto ma quel che è più grave è che con questo look Meghan avrebbe disobbedito anche a Harry, non solo all'etichetta. Il tailleur pantalone firmato Altuzarra, difatti, contravviene non solo al dress code di corte, ma anche alla richiesta del marito di attenersi al protocollo con più attenzione. Non dimentichiamo che il primo litigio tra i due era avvenuto per uno smoking, quello che Meghan avrebbe voluto indossare durante il tour in Australia. Era uno smoking firmato Stella McCartney. Un modello troppo anticonvenzionale, dunque non in linea col protocollo. Stavolta, invece, in barba al dress code di corte, Meghan ha fatto di testa sua. E Harry, a quanto pare, non l'ha presa bene. L'ha però perdonata durante la cerimonia perché si è dimostrata impeccabile, e perfettamente a suo agio mentre giocava e parlava coi bambini disabili. Ha anche regalato una rosa del suo bouquet a una bimba, Matilda. E il marito, rivolgendosi a lei, nel suo discorso ufficiale ha infatti sottolineato di essere particolarmente grato di condividere questo magnifico compito con mia moglie, che è qui con me.